Buongiorno ragazze, sono qui con un pezzettino della pizza che ho preparato ieri con la planetaria. Vi ho messo stamattina il video in ricetta, diciamo. È stato un esperimento proprio fatto insieme a voi. E visto che io devo ancora pranzare, sì, lo so, non vedete la pizza, ma l'unica postazione che ho è la mia solita amica biscottiera. Avevo voglia di mangiucchiarla con voi, di chiacchierare un pochettino sulle ultime news, insomma, io intanto do un morsichino. È venuta buonissimo. Parlarvi un po' di alcune cose. In realtà non ho grandi novità, era giusto così una chiacchiera per chiedervi se avete visto il Grande Fratello. Io l'ho visto non fino alla fine perché iniziava a non farcela più e mi sono persa la puntata di venerdì, quindi devo vederla. Però appunto, quella di martedì mi pare, mi è piaciuta molto. E soprattutto mi piacciono abbastanza anche i personaggi, devo dire, rispetto all'anno scorso. Mi piace un sacco Antonella Elia. Mi ricordo ancora anni fa quando strappò i capelli ad Aida Jespica, mi è rimasta impressa. E quindi sono davvero contenta che ci sia lei perché secondo me renderà tutto molto piccante, tutto molto litigioso, non lo so, quindi c'è un po' di spunti, no, di cui parlare magari in qualche video. Fatemi sapere se vi va che ve ne parli, insomma, se voi lo guardate, cosa ne pensate, scrivetemi qui sotto. Un altro personaggio che mi piace molto, o meglio, che finora ho sempre trovato un personaggio molto anonimo, nel senso che non ho mai capito realmente che tipo di persona fosse, è Adriana Volpe. Spero di aver detto bene il nome, comunque è lei la. Quella che ha fatto sempre programmi con Magalli. E sono contenta di vederla nella casa perché così viene fuori un po' il suo carattere, no? Che diciamo nei programmi televisivi non è che esce proprio bene fuori, insomma. Aiuto. E quindi sono contenta. E poi, ecco, anche mi è piaciuto tanto vedere il figlio di. Oddio, come si chiama quell'attrice? Eleonora Giorgi. Un bellissimo ragazzo e ha gli occhi che sono tutti della madre. Un bel ragazzo. E sembra anche bravo, insomma, quindi sono curiosa anche lì di conoscerlo meglio. E poi non mi viene in mente che altro c'è. Oddio. Ah, ecco, Salvo. E l'altro che non mi viene il nome della primissima edizione, mi è dispiaciuto un po' non vedere Cristina. Comunque, un po' per la scomparsa di Terricone, che mi è pianto il cuore vedere anche gli spezzoni dei video di quando c'era lui, insomma, è veramente un peccato, un bel ragazzo giovane che è mancato così presto, è veramente una disgrazia.
Però a maggior ragione che magari lei è stata per un po', no? Il suo flirt. Sarebbe stato bello che invitassero lei, però magari lei non ha voluto, vuoi sapere che magari loro avevano l'intenzione e lei ha rifiutato. Magari perché ha una nuova vita e boh, non si sa. Cosa ne pensate del fatto che presenta signorini? A me non dispiace, nel senso che cambia un po' dal solito, c'è sempre. Ultimamente se la girano e rigirano sempre la D'Urso e Alessia Marcuzzi, sempre loro due a giro, tra l'Isola dei Famosi, Grande Fratello, Live non è la D'Urso, sempre la D'Urso ovunque, c'è sta donna veramente avrà i miliardi proprio. Fa tutto lei, ogni angolo che mi giro c'è un programma condotto da lei. Una ventata di freschezza, insomma. Poi mi rendo conto che Signorini non sia simpatico a tutti, che comunque uno che vive di scoop, vive di pettegolezzi, no? Però nel Grande Fratello ci sta proprio a pennello, perché ragazzi, il Grande Fratello è tutta una polemica, è tutto uno scoop, quindi. Ecco, poi ultimamente c'era anche Ilary Blasi che presentava. Poi devo dire che dà una ventata di allegria, signorini, non è male. Non mi dispiace affatto. Sentite un rumore di sottofondo, sono le verdure di Ale che stanno cuocendo, perché ne sto preparando già la pappa per dopo. E niente, insomma. Entra visto venerdì. Perché ero a casa di amici, come avrete visto dal vlog. E quindi uno lo guarda un secondo, no? Ma poi ci siamo messi a giocare. C'è anche un pezzo. Ci siamo messi a giocare, a fare altro, a ridere, a scherzare, quindi proprio il Grande Fratello no. Però è l'unico momento in cui abbiamo messo un attimo la TV. Ho visto Pago con la ex. Cioè, non lo so, a me proprio dà un'idea di giocare con i sentimenti. Cioè, io capisco i soldi, capisco gli ascolti, capisco tutto, però sui sentimenti. Cioè, io l'ho visto proprio soffrire sto ragazzo, cioè, poraccio. Cioè, vedersi lì la ex in mezzo alle balle, dice già mi voglio fare una nuova esperienza per ricominciare, voltare pagina, ma la piazzano lì. Però boh, è una sorta di chiarimento per chiudere il capitolo, hanno fatto i loro ascolti, i loro soldi. E boh, vabbè. Me l'andrò a vedere perché non l'ho ancora vista, mi voglio scaricare l'applicazione. Perché se non erro, dall'applicazione puoi vedere la diretta. Quindi tutto il giorno puoi votare, però a pagamento forse, quindi non lo farei mai. E poi cosa c'è ancora? Puoi vedere le repliche delle puntate, visto che mi voglio vedere, se lo posso vedere anche dalla Smart TV, però comunque insomma mi guarderò la puntata di venerdì. Riesco già stasera. Così poi per la prossima sono aggiornata. Poi in tantissimi mi avete anche chiesto del mio telefono nuovo. Ho
modello è. Insomma, mi avete fatto un po' di domande. Quindi mi fa piacere, insomma, farvelo vedere. Ho messo questo sfondo qui. Ops. Ho messo questo sfondo qui con la farfalla perché ci sono un sacco di temi gratuiti direttamente di Samsung Galaxy. Mi sto trovando molto molto bene. Me l'ha consigliato, insomma, Ricky, abbiamo fatto tutto insieme. Questo qui invece me l'ha regalato Federico a Natale. Non mi ricordo i nomi di questi cosi, se voi lo sapete me lo scrivete nei commenti, non me lo ricordo mai. Ed è stracomodo, cioè io lo utilizzo per fare il video, lo utilizzo per appoggiarmelo lì quando lavo i piatti, che magari mi guardo un video. Un film su Netflix, insomma, lo uso molto. Ha una tripla fotocamera flash e fa veramente un sacco di cose. Mi trovo molto molto bene. Devo dirlo la verità, io ho sempre avuto l'iPhone. Però, ahimè, devo dire che i Samsung fanno molto di più, con minor prezzo. Questo fa delle foto pazzesche. Quando siamo andati al negozio, mi hanno subito proposto questo. E in effetti poi, perché sapete, no? Il negoziante tende comunque sempre a consigliarti quello che un po' vuole lui, no? Tende a, c'è cioè quello sincero, quello meno, però pur di vendere, no? E quindi niente, mi sono poi informata bene prima di acquistare, anche se anche Ricky appunto mi diceva che è un buon telefono, abbiamo guardato tutte le caratteristiche. Questo è il Samsung Galaxy A50. È di tutta la linea A40, A50, A70 e A90, se non sbaglio. L'A50 in diverse recensioni scrivono essere il migliore per la leggerezza, maneggevolezza, non mi ricordo bene nel dettaglio, ma potete trovare il video da qualche parte. L'ho cercato ovviamente o su YouTube, su internet, anche Ricky ha guardato. Che buona sta pizza, ragazzi. Ed era veramente il migliore. Poi tenete conto che ogni tanto lo uso anche per i vlog, fa dei vlog pazzeschi. Cioè, si sente bene, si vede bene anche con la frontale. Ed è in full HD, sia dietro che davanti. Quindi sono davvero molto contenta. Poi, se volete sapere qualcos'altro nello specifico, piuttosto me lo chiedete. Magari vi faccio poi un What's in my phone. Mi sta morendo la macchina fotografica. Comunque, tanto quasi finito. Non fame pazzesca, vero? Non sapete quanto sono contenta di sta pizza. E di quella planetaria. Tra l'altro, alcune di voi, no, una di voi mi ha scritto che non sarei riuscita a fare la pizza con quella planetaria, non so perché, ma vi assicuro che non ho avuto nessun problema, è venuta buonissima. Mi spiace, ma mi è andata bene, funziona da Dio ed è potente ed è venuta buona. Ragazzi, mi sa che vi saluto. Perché si sta proprio per spegnere. Spero che
questo video vi abbia tenuto un po' di compagnia mentre mangiate pranzo, fate colazione. Sta per morire. I saluti dell'ultimo minuto. Mi mando un bacio prima che si spegne. Fatemi sapere se questa tipologia di video vi piace. Ricordatevi di lasciare un like. Non mi strozzo. Iscrivetevi se non vi siete ancora iscritte. Vi mando un bacio. Vi voglio bene.